L'altro giorno in TV su Canale 5 hanno dato un servizio su Striscia la Notizia relativo ai videogiochi. Io ho avuto la possibilità appunto di vederlo in diretta senza poi andarmi a documentare su internet a rivederlo. No, proprio l'ho visto in diretta mentre stavo cenando con la mia famiglia e niente, l'ho visto. Poi dopo parecchi giorni su internet vedo molta altra gente che ne parla e che giustamente comincia ad offendere, a criticare, la TV è una merda, dice delle cose senza senso, non si informa, dà la colpa ai videogiochi se la gente va in giro a uccidere altre persone, oddio la mia mamma è morta e tutte queste cose qua. Cos'è la cosa che mi ha dato fastidio appunto e mi ha spinto a fare questo video? È che vedendo questo servizio ho capito che la stragrande maggioranza di altre persone che l'hanno visto oppure che hanno sentito parlare, se hanno sentito qualcuno parlare di sta cosa, non ha capito bene che cosa è successo. Ora, permettete di raccontarvi la mia versione, almeno anche per la gente che magari non l'ha visto e si sta trovando, dire ma che cazzo sta dicendo questo. Max Laudadio, che è uno appunto dei protagonisti di Striscia Notizia, uno delle persone che fanno servizi, ha parlato appunto dei videogiochi, premettendo all'inizio del servizio che lui di videogiochi non ne capisce una sega, ma non ha parlato dei videogiochi in sé, cioè tipo ha fatto riferimenti senza fare nomi però espliciti, almeno uno che conosce i videogiochi ha capito che stava parlando di GTA 5, Assassin's Creed, Black Flag e molti altri titoli, PEGI 18. Lui non ha detto questi giochi fanno schifo, non devono essere giocati da dei bambini perché poi diventano scemi, non ha detto nulla di questo, ha semplicemente analizzato un fattore. È giusto che si venda a un bambino magari di 10, 11, 12 anni un videogioco adatto ad un pubblico adulto? È giusto questo? Io guardando il servizio, cosa devo offendere alla TV? Che cosa devo dirgli? Ha fatto un servizio intelligente, che sappiamo che in TV di oggigiorno vedere cose intelligenti, no, non ci sono i servizi intelligenti, pochi, pochi. Pochi. Sinceramente non capisco il motivo per il quale la gente abbia Striscia Notizia merda, che schifo, ma informatevi prima. Magari hanno ragione, perché la TV è la prima in classifica a parlare di cose che magari di cui non è competente. Molti sono stati servizi anche sulle Iene, studi aperti di tipo quando è uscito GTA 5, quando 2 anni fa, l'anno scorso non mi ricordo, hanno subito fatto servizio GTA 5 istiga alla violenza, i bambini crescono tutti stupidi, eccetera eccetera. Ci sono stati molti servizi di questo genere, di persone che non sapevano neanche come si aprisse una scatola di un videogioco. Ci sono, ma secondo me questo non è il caso in cui la TV non si è informata. Cioè i videogiochi non li ha tirati fuori minimamente, loro hanno semplicemente analizzato il fatto: è giusto vendere un prodotto PEGI 18 ad un bambino? Infatti poi hanno fatto le solite loro gag, che prendono un bambino, gli mettono la videocamerina, lo fanno andare in un GameStop, censurano ovviamente tutto, il titolo del gioco per non fare pubblicità eccetera, e niente, cioè che cosa c'è di male? Per me quel servizio è validissimo, hanno trattato un argomento molto importante, perché se tu che sei un genitore e vai in giro a lamentarti i giovani d'oggi sono sempre a casa rinchiusi a giocare ai videogiochi, a stare su Facebook, e poi quando vanno in giro parlano male perché magari fanno videogiochi violenti, no, se te hai un bambino, se te hai un figlio di 10 anni e lo fai stare 24 ore pomeriggi interi davanti a GTA 5, davanti a un videogioco, no, non importa che sia violento o non violento, proprio davanti a un videogioco, è ovvio che questo bambino ti si rincoglionisce, che sia o non sia un gioco bello, non è colpa del prodotto, è colpa tua che ne abusi troppo. Sappiamo che ogni cosa che c'è in natura, se tu ne abusi troppo, è ovvio che fa male. Non è che perché quello è un videogioco allora fa male, è chiaro. Che ne so, se il cibo, faccio un esempio stupido, il cibo cos'è, fa male? No, però se te ne abusi diventi un panzone del cazzo, un panzone di merda, un panzone, senza usare termini, cioè perché devi dare la colpa ai videogiochi? Poi sono rimasto appunto sterefatto da tutte queste pagine Facebook che condividevano la TV italiana è sempre la solita disinformazione eccetera eccetera. Ma dove? Cioè, ma almeno io secondo me queste persone che hanno parlato, perché ci sono state molti altri utenti di YouTube, di Facebook, che hanno fatto appunto, hanno detto veramente le cose come stavano e ne hanno tirato fuori un'idea,
un pensiero valido, poi che sia d'accordo o in disaccordo, questo è tutto un altro discorso. Però secondo me tutte le persone che hanno detto Striscia la Notizia, merda, i TV italiana, merda, è perché magari hanno sentito di uno: oh ragazzi, avete visto Striscia la Notizia, ha fatto un servizio sui videogiochi? Hanno subito ricollegato, ah ok, avranno detto le solite cose, la TV italiana fa schifo, i videogiochi fanno cagare. No, tu prima vatti a vedere il servizio, non l'hai visto, non hai avuto, stavi cagando in quel momento in cui hanno dato il servizio e te lo sei perso. C'è internet, ormai danno tutte le trasmissioni, tutte le repliche su internet, vai te lo guardi. Guardi, ma non ti fare un'idea su una cosa che ti ha detto un altro, perché ok, magari un altro, il pensiero di un altro è che hanno sbagliato a fare quel servizio, perché è un'idea da accettare. Se io ho guardato il servizio e l'ho reputato non valido, sono libero di pensarlo. Ma io, che perché Tizio Panzo mi ha detto ha fatto un servizio sui videogiochi perché hanno detto cose strane, no, cioè ok, tu magari ok puoi pensare ok, non avranno fatto le solite cose, ma prima di pubblicare un post che verrà visto da bambini stessi, da ragazzi che non capiscono una serie, no, questo è tutto un discorso, ragazzi. Prima non fatevi idee vostre prendendole da altre persone. Ok, magari sentite Tizio Caio che parla di una cosa, ma prima di sparare cazzate, informatevi e poi sparate le cazzate. Ma prima informatevi, fatevi un'idea vostra, che sia uguale o non uguale alle altre persone. Non è perché se il vostro idolo preferito, se il vostro youtuber preferito ha detto Striscia Notizia fa schifo, tutti dobbiamo pensare così. Ora io non sto proteggendo Striscia Notizia, sto semplicemente analizzando il fatto che ok, magari hanno fatto un articolo relativo al vostro videogioco preferito, hanno detto magari delle cose non belle, non vi hanno detto GTA 5 è il più bel gioco del mondo, che figata, hanno detto delle cose in merito contrarie, non è che subito dovete attaccare, dovete stare un attimo fermi, pensare e poi dire ok. Niente ragazzi, spero di non essere stato noioso, spero, voi che cosa ne pensate? Avete visto questo servizio? L'avete rivisto su internet? L'avete visto in TV? Cosa avete fatto? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere, noi ci vediamo in un prossimo video, mi piace però sta cosa, davvero. Fatemi sapere quello che volete, fatevi i vostri cazzo di pensieri senza cagare gli altri, grazie, arrivederci.